da un percorso che deve essere più chiaro possibile. Poi, tra i 12 punti, chiaro che verranno affrontati tanti temi che sono tutte le emergenze che ci sono oggi, perché veramente questa campagna elettorale, ma non perché lo dice Consiglio, ma si parla solo di emergenza, no? A parte del lavoro di cui abbiamo parlato, emergenza dei rifiuti, emergenza dei trasporti, trasporto pubblico locale, emergenza in qualsiasi cosa. Questo è un po' qui ci sono proposte a 360 gradi su queste cose qua. La differenza di impostazione, visto che siamo persone pratiche, no? Perché io sono in una vita piccola, una esperienza piccola di amministratore, ma faccio della discussione un mio principio, però alla fine le decisioni bisogna prenderle e bisogna andare avanti. E credo che non si possa licenziare così facilmente con un tweet, no? Il messaggio che bisogna andare veloce. Non perché ce l'ho con la paella, ma perché veramente in un contesto di così grandi difficoltà, a 360 gradi come dicevamo prima, occorre fare banalmente una riflessione laica, no? Su tutte le magagne che abbiamo, affrontarle tutte e poi ripartire tutti insieme senza lasciare indietro nessuno. Poi si farà anche veloce di fare le cose, ma non è pensabile che al giorno d'oggi si pensi di bypassare problemi che sono tanti in tutti i settori. Ieri su Facebook ho postato un post dove si dice quello che la paeta va veloce, noi cerchiamo di non lasciare nessuno indietro. Cioè, il concetto di velocità, quando le cose sono impostate in un certo modo, noi scontiamo qua un debito di lungimiranza clamoroso, no? Perché poi ci siamo fatti trascinare in questi anni in discussioni produttive e anche diciamo socialmente impegnate, ma poi per esempio nessuno ha mai parlato del più grande problema che c'è, quello del dissesto idrogeologico, e ce ne siamo accorti tutti, forse voi qua un po' più o meno, probabilmente, ma anche noi, ci sono dei paesi che sono ancora interrotti adesso, dopo un anno dall'ultima alluvione, questa vittoria, c'è ancora dei problemi adesso, ci sono, quindi no. Ieri ha solo avuto un pochino meno d'acqua, per fortuna, sì. Però diciamo ancora la strutturazione del territorio. Abbiamo le strade provinciali che sono praticamente, esatto, in terra un disastro, quasi dove percorsi assurdi. E qui anche per questo motivo, banalmente, è proprio un modo diverso di ragionare sulle cose. In questo senso, sui problemi e sulle opportunità che vorremmo dare anche dal punto di vista lavorativo, sarà importantissimo strutturare i bandi europei. Perché sapete che la programmazione dei fondi europei è partita con un anno di ritardo, un po' perché lo Stato italiano ha presentato a Bruxelles la proposta. Adesso la programmazione regionale, che tra tutti i settori, tra tutti i telefoni strutturali, un miliardo di euro, ci sono tante linee già individuate, secondo me bisogna andare in certe direzioni che vanno a privilegiare il territorio, le opportunità lavorative, e questo secondo noi si può fare attraverso misure e bandi utilizzati all'efficientamento energetico, perché insomma, voglio dire, in un contesto come questo è chiaro che la nostra proposta è quello dello stop al consumo di suolo e del costruire su costruito, e quindi economia verde e anche utili dal punto di vista occupazionale si possono avere attraverso ad esempio l'efficientamento degli edifici sia pubblici che privati, che non è una banalità, sono soldi anche quelli. Il rapporto, ci sono 42 milioni di euro sulla prevenzione del rischio alluvionale, no?